Si è conclusa la 2 giorni di storie del possibile proposto da comune.info e ospitato presso l'associazione Ex Lavanderia, padiglione 31 del Santa Maria della Pietà. Io sono Riccardo Troisi della redazione di Comune Info e abbiamo pensato di lanciare questo momento di riflessione che abbiamo chiamato Storie del Possibile. L'idea nasce da un'esigenza, no? Quella di creare uno spazio di dialogo, di confronto, di scambio tra tutte quelle esperienze di ricerca, di analisi sui temi di un nuovo modello di un'economia possibile, quella che noi chiamiamo economia trasformativa, e provare, diciamo, a confrontarci per far sì che si creino nuove visioni, scenari comuni su cui lavorare da qui in avanti. L'esercizio di questi 2 giorni è stato proprio quello di mettere insieme, si parla di più di 100 tra ricercatori, attivisti che hanno elaborato, diciamo, materiale di riflessione. Lavoriamo molto, facciamo ricerca molto, ricercazione nelle periferie romane siamo qui proprio perché abbiamo portato questo tipo di esperienza, questo tipo di ricerca legato appunto alla riqualificazione delle periferie e alle forme di auto-organizzazione che sono presenti nelle periferie, che rappresentano anche un modo per fare riqualificazione delle periferie. Oggi pomeriggio ho partecipato al gruppo che lavorava sul rapporto fra auto-organizzazione, mutualismo e corpi intermedi. C'è stato uno scambio anche interessante, acceso, con posizioni differenti, perché si registra sicuramente una grande crisi della politica, una grande crisi dei corpi intermedi. Apparentemente sembra che alcune cose abbiano avuto successo, il commercio ecosolidale, il consumo critico, eccetera, eccetera. Però queste cose sono diventate in realtà preda del mercato e quindi sono ormai più riservate per i ricchi che non per gli altri, e quindi il problema diventa spesso che queste forme di consumo critico non sono più accessibili per soggetti più poveri, per i disoccupati, per gli immigrati. Allora il tema è che bisogna portare la riflessione critica su quel terreno lì. Questo gruppo di lavoro si occupava del valore. Che significa? Cioè, significa cercare di ridare ad ogni oggetto, ad ogni servizio il giusto prezzo, ma anche il giusto valore. Quindi cercare di capire con quali modalità riuscire a retribuire il lavoro, a proteggere l'ambiente, a organizzare le nostre comunità in un modo più solidale. Nel nostro gruppo ci siamo occupati dei sistemi economici locali, di finanza e monete per i territori. Abbiamo esplorato il tema della crisi sistemica con cui ci dobbiamo confrontare, che si declina in varie maniere, sotto forma di crisi dei movimenti che hanno combattuto, diciamo, che hanno tentato di costruire un'alternativa al sistema dominante, ma anche sotto forma di spreco alimentare in relazione alla crisi alimentare, o di tentativi da parte del sistema di mercato di riassorbire questi percorsi e questi tentativi di costruire delle alternative. Ciao, sono Manuela Gualdi, lavoro per l'economia solidale trentina e noi realizziamo con una segreteria tecnica la legge 10 del 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese. Oggi abbiamo lavorato per il gruppo I confini del lavoro e le sue forme di organizzazione. Ci sono state tante azioni comuni, nel senso che appunto sono emerse sicuramente un bisogno di cambio di paradigma generale sul lavoro, e quindi che non ci sia più dicotomia tra produzione, lavoro di cura e appunto ci sia più un ripensare a un lavoro che sia identità per le persone. E poi invece si sono affrontate anche tutta una serie di strumenti proprio precisi su come agevolarlo questo lavoro, quindi tutta la questione ad esempio della legislazione in merito e quant'altro. Ho dato la mia disponibilità a facilitare il gruppo di lavoro 2 territori, le comunità possibili. L'obiettivo di questo gruppo era appunto fare un focus rispetto a quelle che sono le questioni che riguardano le buone pratiche, ma non solo, i flussi e le connessioni che ci sono sui territori rispetto appunto a
costruire economie alternative, trasformative, generative nei territori di riferimento. Questo è un po' la sintesi della discussione dell'intera giornata, cioè questi cartelloni che abbiamo fatto. Come ex lavanderia siamo veramente felici che oggi questo convegno sulle alternative possibili si sia svolto qua. Perché? Uno, perché per una volta si ragiona a partire dalle esperienze su come andare avanti e come non crescere in termini quantitativi ma qualitativi. È sempre bello poter confrontare l'esperienza che abbiamo noi con le esperienze degli altri, e la nostra esperienza credo che a pieno titolo dimostri che un'alternativa è possibile. Questo è un posto che da anni vive con una comunità territoriale e non solo territoriale, che propone, dispone dello spazio e programma lo spazio, custodisce lo spazio e propone all'esterno iniziative di cultura, di socialità e anche di felicità.